Nuovo appuntamento con Chiedetelo al Sindaco, la trasmissione del martedì, ospite in diretta dei nostri studi, il Sindaco di Sulmona, Peppino Radalli, che Buonasera a tutti. ringraziamo ancora una volta per la sua partecipazione a questo programma. Una puntata particolare per il primo cittadino di Sulmona, perché oggi compie gli anni e quindi gli facciamo innanzitutto gli auguri. Non so se vuole dire l'età ai cittadini, Oggi sindaco. compio 44 anni, sono del 70. E quindi ha deciso di festeggiare questa sera insieme ai suoi concittadini. Quindi è un giorno di festa per lei. La crisi per il momento la lasciamo un attimo dietro l'angolo. Parliamo prima di questo momento importante, festeggia gli anni, quindi lo ha voluto fare con i cittadini e questa sera qui per rispondere alle domande dei cittadini. Speriamo che saranno in tanti a fare le domande sui tanti problemi che ci sono in questa città. Sindaco. Sì, ho preso un impegno con la città per il martedì di essere a disposizione dei cittadini e anche stasera, anche se è un giorno particolare, sono qui a disposizione. Perché penso che oggi la città è importante e sia giusto e corretto mantenere gli impegni con la cittadinanza quando uno si prende l'impegno di venire in televisione. Allora, invitiamo voi telespettatori a telefonare allo 0864 54 215 oppure a mandare una mail all'indirizzo ondatvsulmona@yahoo.it. Il sindaco Radalli è qui per rispondere alle vostre domande. Sindaco, allora dobbiamo per forza aprire con l'argomento di questi giorni, con la crisi politica a Palazzo San Francesco. Ci sono novità? Ieri lei ha partecipato ad un incontro a Pescara nella sede del PD Abruzzo, c'erano i segretari regionali Silvio Paolucci, provinciale Mazzetti, poi c'era il segretario cittadino Fabio Ranalli, c'era ovviamente lei. Che cosa è emerso da questo incontro? Nell'incontro è emerso un incontro naturalmente sollecitato anche a sua mia istanza, anche una diversa impostazione che era stata data in questa fase, che, dalla quale poi sono scaturiti un po' i problemi della maggioranza, cioè un cambio di giunta a seguito delle dimissioni degli assessori. E una presa di posizione forte da parte del partito in un momento appena successivo. E quindi è stato un momento per confrontarci con i vertici del partito e quindi esporre quelle che sono le problematiche, non solo quelle relative, diciamo, a questo problema che c'è stato, ma a delle problematiche in generale per quanto riguarda il centro-sinistra qui a Sulmona. Ed è stato un incontro proficuo, nel senso che è stato un incontro di responsabilità. Io sono spesso in contatto con i vertici regionali e quindi ho potuto in qualche modo anche esporre quello che è stata la mia azione che ho seguito nella sostituzione degli assessori. Ma più che altro si è trattato anche di discutere sulla metodologia politica con la quale siamo arrivati, nel senso che io ho da sempre rivendicato un'autonomia che è quella del sindaco nell'individuazione degli assessori e in questa sostituzione, vista anche una situazione di impasse che si era creata tra le varie forze politiche, ho deciso di non lasciare la città senza una giunta in grado di operare e quindi ho provveduto ad inserire due assessori, naturalmente che sono stati inseriti in giunta a titolo personale, non in rappresentanza di forze politiche, e questo ha generato un po' la reazione del Partito Democratico che in un'assemblea prima di Natale aveva individuato due nomi da sottopormi per quanto riguarda la giunta. E questo è stato un po' oggetto della discussione, ma anche dei rapporti un po' tra l'amministrazione e quello che è il gruppo del Partito Democratico. Però i toni sono un po' cambiati dalla conferenza stampa del PD di Sulmona di sabato al comunicato stampa che c'è stato oggi sull'incontro di ieri. Nella conferenza stampa di sabato il PD a chiare lettere ha detto il sindaco deve azzerare la giunta, se non lo fa dovrà dimettersi.
Nel comunicato di oggi del PD regionale si legge, dopo ampio dibattito, richiamando il senso di responsabilità di tutti e rinnovando al sindaco la massima stima del Partito Democratico, è stata sottolineata l'esigenza di avviare un ampio confronto anche con le forze politiche di centrosinistra presenti in Consiglio Comunale. Che cosa è cambiato da quell'attacco che il Partito Democratico le ha fatto sabato a questo comunicato stampa di oggi? Qualcuno ha fatto un passo indietro? No, non si è trattato di passi indietro o di qualcuno deve vincere o qualcuno deve perdere. Noi abbiamo una responsabilità di un'amministrazione della città e di un progetto politico amministrativo al quale siamo presentati ai cittadini. C'è stata una reazione dura che naturalmente era quella delle dimissioni o dell'azzeramento. Io ho anche reagito un po', nel senso che ho rivendicato naturalmente l'autonomia, che è quella prevista dalla legge del sindaco, di individuare i collaboratori. Quindi c'è stato più che altro un confronto anche sul metodo, perché naturalmente stare in una maggioranza, uscire in una maggioranza in una città importante come quella di Sulmona, è indubbio che investe non solo la segreteria cittadina, ma anche quella provinciale e quella regionale, per cui è stato doveroso ed opportuno discutere questa situazione con i vertici regionali in un momento molto particolare, qual è quello che stiamo vivendo, cioè l'avvio della campagna elettorale delle regionali, la costituzione del tavolo del centro-sinistra, le primarie all'interno della coalizione, e quindi abbiamo ritenuto opportuno naturalmente confrontarci su questioni anche di carattere più generale, fermo restando la legittima anche, diciamo, richiesta da parte del PD, che aveva individuato due nomi in un'assemblea, quando io avevo chiesto sempre di operare su una rosa di nomi che io potessi scegliere nel momento in cui andavo a individuare quelle che erano le materie più importanti per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività amministrativa. Quindi lei non ha rispettato questi nomi, mi sembra di capire. Ma questo. Non è che non ho rispettato quei nomi. Il PD aveva indicato quei nomi. La giunta poi era stata mantenuta con un cambio delle deleghe, poi avevo avviato un'iniziativa parlando con il partito, col segretario, con i rappresentanti delle altre forze politiche, con SEL, con le liste civiche. E naturalmente il comune ha bisogno di una giunta in carica su alcune questioni importanti, anche perché siamo in una fase delicata della vita politica amministrativa, e quindi anche questo, diciamo, in passo tra i partiti è stato superato con l'indicazione di un rappresentante, che poi sono gli assessori che sono rimasti in carica, Luciano Marinucci, Stefano Godi e Enzo Giannantoni, e con la sostituzione di due persone che ho voluto inserire io, ma naturalmente questi hanno accettato questo incarico fiduciario a titolo personale. A proposito delle deleghe, della ridistribuzione delle deleghe, è andato su tutte le furie Luciano Marinucci, perché gli è stata tolta l'urbanistica. Beh, Luciano Marinucci è andato l'unica delega di peso, non è una questione di deleghe e di operatività. Io penso che il problema più importante... Però io volevo andare oltre. Sì. Adesso i tre consiglieri del PD, sì, sono fuori o dentro la maggioranza? Che cosa hanno detto ieri i vertici regionali del PD in merito alla presa di posizione del PD di Sulmona? Ma il partito, e naturalmente la discussione c'è stata anche a livello provinciale e regionale, ha indubbiamente rinnovato la fiducia e la stima nei miei confronti come sindaco del PD, perché io voglio ricordare che anch'io sono un sindaco del Partito Democratico. Forse non frequento troppo la sezione, e questo è un problema in questo momento, perché sono legato alle problematiche amministrative, però non c'è stato né un passo indietro nell'uno né un passo indietro nell'altro, chiamiamolo così, è solo un metodo di impostazione che naturalmente richiede un maggior dialogo anche con la segreteria di Sulmona. Quindi si può dedurre che il PD regionale non ha condiviso il metodo di impostazione del PD di Sulmona? Le problematiche sono... Ci sono letture diverse. Sono più ampie. Io do una lettura... Da quello senso, che è accaduto qui a Sulmona, adesso alla determinazione, sì, del ma PD io regionale. Penso che anche la... Io penso anche i cittadini hanno avuto letture diverse. Quella conferenza stampa con l'elaborazione di un documento dove naturalmente si è cercato di ricostruire anche il percorso della campagna elettorale per arrivare poi alle elezioni e quindi all'assetto di giunta. Io ritengo che oggi
ci debba essere la possibilità di poter scegliere quelle persone che in qualche modo possono aiutare di più nell'avvio e dei processi amministrativi, che poi questa è la competenza del sindaco. Purtroppo con la riduzione delle deleghe, io l'ho sempre detto, e con 5 assessori rispetto ai 7 di prima, naturalmente ci vogliono le persone che possono dedicare più tempo all'interno del comune, quindi avere una disponibilità piena, proprio perché ci sono più deleghe da eseguire. E questa disponibilità piena e con delle professionalità non è semplice e facile da individuare. Io, questa è la questione che ho posto, questa è la questione su cui mi sono confrontato e questa è la questione che io penso debba essere la linea guida anche nel dialogo che ci sarà prossimamente sia con le altre forze politiche che con il Partito Democratico. Sì, però voglio una risposta più precisa Sì. da Ma parte sua. Lei ha una maggioranza attualmente? io penso che la maggioranza oggi ci sia e ci possa essere anche le condizioni per un allargamento di questa maggioranza, perché un altro problema che io avevo posto fortemente sul tavolo regionale era quello che ci sono delle forze politiche di centro-sinistra che oggi siedono in Consiglio Comunale, con le quali abbiamo dialogato, con le quali abbiamo anche condiviso delle delibere. E non solo con quelle delle forze di centrosinistra, che in questo momento sono coinvolte in una discussione di tipo regionale e che invece oggi magari nelle varie amministrazioni si ritrovano in opposizione o non in maggioranza. Per Ma è cui un allargamento per chiedere aiuto? no, assolutamente. Io non ritengo che questo sia un allargamento per chiedere aiuto. Penso che oggi ci siano le condizioni politiche amministrative per cercare di avere una rappresentanza più ampia all'interno del Consiglio Comunale che possa rappresentare anche quello che sta succedendo nello scenario di tipo regionale. Discorsi sono stati avviati Ma con gli altri gruppi di io centrosinistra, e a questo punto parliamo di Sulmona Unita, perché sono in loro. questo momento io non ho avviato nulla perché il ragionamento fatto con il partito, col segretario regionale è stato fatto l'altro ieri sera, e quindi presa atto della disponibilità anche del partito a livello regionale, ho avuto l'incarico di sentire e verificare le possibilità che anche qui a Sulmona si possa costituire una maggioranza più forte e quindi dare anche un rilancio ed un impulso all'attività politica Ecco, ma amministrativa. torniamo al PD di Sulmona. È vero che le stavano preparando la sfiducia? È No, io stato detto penso. ieri in conferenza stampa dal consigliere di opposizione Luigi Sì, io ho Lacira, letto che le ha detto di aver dichiarazioni. ricevuto una telefonata da Alessio Di Masci. Poi sentiremo anche un servizio in Io ho proposito. letto le dichiarazioni. La mozione di sfiducia ha una procedura particolare che deve essere motivata, deve essere portata in consiglio ed essere votata entro 30 giorni. Cosa diversa è la raccolta delle firme per far cadere un'amministrazione. Probabilmente, da quello che leggo, sia il capogruppo del PD che il capogruppo di Forza Italia si sono sentiti per telefono, naturalmente per scambiarsi qualche opinione sulla crisi politica, ma non ritengo oggi che forse ci sia stato un documento dove prendere le firme da portare in Consiglio Comunale. Non so se c'è una telefonata in diretta, ho ricevuto la comunicazione, attendo conferma dalla regia perché dovrebbe esserci una telefonata in diretta. Che facciamo? No, non c'è, perfetto. Comunque invitiamo i telespettatori a telefonare allo 0864 54215, Onda TV Sulmona @yahoo.it. IT è il nostro indirizzo mail per scrivere al sindaco di Sulmona. Intanto possiamo seguire il servizio che abbiamo trasmesso oggi nel nostro telegiornale, dove ci sono alcune precisazioni da parte di Alessio Di Masci proprio su questa mozione di sfiducia, e poi si parla anche dell'incontro che si è svolto ieri a Pescara nella sede del PD Abruzzo. Possiamo seguire questo servizio.
Solo se il sindaco non prenderà una decisione, l'unica ipotesi possibile per evitare un altro commissariamento è quella della sfiducia. Ma al momento nessuno ci sta lavorando. Ad affermarlo il capogruppo del PD Alessio Di Masci, che smentisce di aver telefonato a Luigi La Civita di Forza Italia per chiedergli la disponibilità a firmare la mozione di sfiducia al sindaco Peppino Ranalli. È stato Luigi La Civita a chiamarmi al telefono e non il contrario. Non esiste alcun documento prodotto o fatto circolare da me o da far firmare per la sfiducia, afferma Di Masci, che smentisce La Civita, il quale però aveva detto che non era nel suo interesse contattare Di Masci. Il botta e risposta arriva all'indomani di un incontro nella sede del PD Abruzzo, alla presenza dei segretari regionale, provinciale e comunale Silvio Paolucci, Mario Mazzetti e Fabio Ranalli. C'era anche il primo cittadino di Sulmona per un confronto al fine di individuare una soluzione condivisa alla situazione politica in atto a Palazzo San Francesco. Il Partito Democratico informa una nota, richiama tutti al senso di responsabilità e rinnova al sindaco la massima stima. Fin qui niente di strano, in quanto anche nella conferenza stampa dello scorso sabato, dove è stato chiesto l'azzeramento di giunta, pur contestando le nomine assessorili di Paolo Santarelli e Raffaele Giannantonio, era stata manifestata la stima alle persone. Stima a parte, ma l'azzeramento sa da fare. La questione potrebbe rendersi ancora più complessa, in quanto sempre nella riunione di ieri è stata sottolineata l'esigenza, prosegue la nota, di avviare un ampio confronto anche con le forze politiche di centrosinistra attualmente presenti in Consiglio Comunale, ipotesi non esclusa da Sulmona Unita, se ci saranno le condizioni. Un allargamento della maggioranza potrebbe comunque influire sugli equilibri. Come potrebbe avvenire una cosa del genere con il consenso del PD? Una risposta l'ha fornita ieri Mimmo Di Benedetto di Sulmona Democratica. Una nuova maggioranza, ha detto, si dovrà costruire in base ad un nuovo programma senza escludere il Partito Democratico. L'operazione sarebbe quella di richiamare quelle anime che a Sulmona sono fuori dal PD, come appunto Sulmona Democratica, e coinvolgere nella maggioranza anche i socialisti che attualmente sono all'opposizione. L'obiettivo è quello di rafforzare la coalizione in vista delle regionali. Dal discorso non ci sarebbe invece Sulmona al centro, che fa riferimento al consigliere provinciale Andrea Gerosolimo. Per riassumere gli arcani, l'allargamento della maggioranza potrebbe avvenire con Sulmona Democratica ed il PSI. Che senso ha avuto allora la sparata del PD di uscire dalla maggioranza? Se dopo la tempesta piovono le soluzioni, qualcuno del PD locale ha forse fatto il passo indietro? Dopo l'ampio dibattito di ieri, viene dato mandato al sindaco di avviare qualsiasi iniziativa utile al fine del rilancio politico-amministrativo del comune di Sulmona. Dipende infatti sempre dal primo cittadino che ha in mano la patata bollente. Il sindaco, allora, come dicevo nella parte finale del servizio, ha in mano la patata bollente. Sindaco, è fattibile questa nuova maggioranza con Sulmona Democratica e PSI? Beh, la patata bollente poi giustamente ce l'ha sempre... Dipende da lei, Ce la prende, ce l'ha sempre il sindaco. Io ho preso atto dell'incarico che mi è stato dato dal partito, che naturalmente io farò insieme al segretario del partito di Sulmona, per cercare di capire quali sono le situazioni e le possibilità di ricostituire e di costituire una maggioranza più forte nell'ambito dei partiti e delle liste del centro-sinistra. Era già mia intenzione farlo da tempo, naturalmente oggi, ripeto, ci sono le condizioni, naturalmente se quelle forze politiche sono disposte al dialogo. E naturalmente questo significa avviare un rilancio del programma amministrativo, il nostro programma amministrativo. Non sono d'accordo assolutamente con chi ha detto che qui c'è un fallimento di questo programma. Non sono d'accordo neanche a un discorso delle larghe intese
a titolo a tempo determinato. Nel momento in cui io prenderò atto se sono vere anche quelle situazioni che sono emerse, cui io non avevo ascoltato il servizio, anche di quello scambio di vedute tra il capogruppo del PD e quello di Forza Italia, di cui mi accerterò nei prossimi giorni, nel momento in cui io mi accorgo che non dovesse esserci alla base quella maggioranza con la quale mi sono presentato alle elezioni, no, non l'ho nascosto prima e non lo nascondo adesso, farò le mie valutazioni, nel senso che io mi sono candidato alla guida della città con un programma che è stato votato in Consiglio Comunale e sul quale noi stiamo lavorando. L'interruzione di quel programma o la sostituzione di quel programma con altri o con altri tipi di situazioni naturalmente mi vedrà prendere delle decisioni che naturalmente porteranno a un ritorno alle urne e quindi un ritorno alle elezioni. Quello dell'allargamento della maggioranza io penso che era un lavoro che doveva essere fatto già da tempo a livello regionale, non è stato fatto. Oggi io ho un incarico, questo incarico io lo farò le mie esplorazioni e valutazioni e concorderò insieme alle altre liste, al tavolo politico formato dalle liste civiche, da SEL e dal Partito Democratico, una valutazione di allargamento naturalmente condividendo quel programma. Una cosa deve essere chiara ai cittadini, che alcune liste hanno sottoscritto un ricorso contro la mia elezione, non riconoscendomi sindaco della città, è indubbio che quel ricorso che in prima battuta era stato diciamo bocciato dal TAR, adesso ci sono i termini per il ricorso al Consiglio di Stato, debba essere completamente abbandonato, altrimenti non si vede perché bisogna poi stare in una maggioranza dove non si riconosce il sindaco. Io penso che noi abbiamo approvato anche all'unanimità o a maggioranza più forte alcune delibere importanti per questa città e penso che oggi ci possano essere le condizioni per addivenire ad una nuova fase che porti naturalmente poi al termine del periodo amministrativo. Sì, adesso dobbiamo dare spazio a una telefonata velocissimamente, Sindaco, quindi per concludere questo discorso è stata così trovata una soluzione per giungere ad una tregua, No, la per arrivare così alle soluzione. regionali? No, la soluzione, io adesso ho fatto un percorso dove ho avuto i colloqui sia con il mio partito, il Partito Democratico, con questo chiarimento. L'ho avuto con le liste civiche che mi hanno sostenuto, l'ho avuto con Sinistra Ecologia e Libertà, il partito di Pendola. Proseguirò questo lavoro anche con le altre forze politiche e le liste di centro-sinistra e al termine cercherò una soluzione condivisa ove possa esserci. Ma ripeto, nel momento in cui non dovesse esserci una condivisione di intenti, naturalmente si prende atto di quella che è la situazione e se ne traggono le E credo che il sindaco poi lo verificherà in consiglio comunale, dovute conseguenze. convocherà questo consiglio Sì, comunale. Perfetto. naturalmente la discussione si avrà in Consiglio Sì, Comunale perché è in certo. Consiglio Comunale che le forze politiche e i singoli consiglieri comunali a cui io chiederò di intervenire, è in quella sede che bisogna esprimere la fiducia al sindaco. Se quella fiducia nel Consiglio Comunale non dovesse esserci, no, ne prenderemo le dovute conseguenze. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Sì, prego. Signor Sindaco, buonasera. Buonasera. Vorrei far pretendere che dopo essere stato per l'ennesima volta agli uffici sociali del Comune, noi mi avevano detto di fare una domanda su online. Io ho detto, non ho il computer, dice vai al sindacato. Il sindacato non l'ha fatto, l'ufficio comunale non l'ha fatto. L'impiegata mi dice che comunque la persona assistita non aveva di che preoccuparsi. Il giorno 3 settembre mi sono recato al comune per un'altra pratica e dice che ormai l'aveva tolto dai servizi, senza giustificato motivo. Questo per me è un abuso che ha fatto l'ufficio. E chiede che venga ripristinato il servizio, anche se non lo fanno, o li facesse funzionare, perché è una cosa grave.
A quale servizio si riferisce, a quale prestazione sociale si riferisce, signor del signore? A quale prestazione si riferisce? Assistenza familiare. Assistenza familiare. Sì. Benissimo, la ringraziamo. Aspetta, i servizi sociali dovrebbero andare per le case a vedere queste cose. Io non ne ho mai visto uno a fare a vedere queste cose. Dicono sempre che c'hanno da fare, che non hanno il personale e altre storie. Benissimo, grazie, grazie per aver Vorrei far telefonato. presente un'altra cosa, Sì. vorrei far presente un altro fatto. Mi Sì, sono ci recato dica. dai vigili urbani facendo presente che in via 25 aprile, all'altezza del 14, 16 e 18, ci sono un paio di alberi a terra e rami rotti di qua e di là dalla neve. Il servizio è passato, ha pulito solo intorno ai bidoni della monnezza. E al lato opposto, dove c'è il verde, non hanno fatto niente. Benissimo, grazie, grazie per questa segnalazione. Ringraziamo il signor Domenico. Sindaco, cosa possiamo Sì, rispondere possiamo. sull'inconveniente che Beh, ha avuto? sull'inconveniente sicuramente andremo a verificare il tipo di prestazione del signore. Approfitto per dare una comunicazione che gli uffici del sociale e della cultura sono stati trasferiti da qualche giorno presso il secondo piano della caserma Pace, per cui lì sono a disposizione per quanto riguarda, diciamo, la ricezione dei cittadini e per quanto riguarda la presentazione delle domande. Mi sembra di aver capito che quella di cui parlava il signore è una domanda telematica, perché alcune pratiche possono essere inoltrate in via telematica o dai CAF o dai sindacati. Noi abbiamo ripristinato anche un servizio che era quello dell'ISEE, che abbiamo scoperto che il comune ne era in dotazione da circa 7-8 anni, ma non era mai stato utilizzato. Quindi dovremmo accertare a che tipo di pratica si riferisce il signore e cercare di capire se c'era un'obbligatorietà di presentazione in via telematica oppure si poteva sopperire cartaceamente. Per quanto riguarda il discorso di via Via 25 25 aprile. aprile, lì sono, i nostri giardinieri sono andati diverse volte, anche su mia indicazione, e bisogna capire sempre se questi alberi rotti risiedono in siti comunali oppure in siti di pertinenza dei condomini, perché in quel caso sarebbe, diciamo, obbligo da parte degli amministratori provvedere al ritiro. Comunque faremo un accertamento su questa cosa e vedremo, di risolvere il problema. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Ciao Buonasera. Mimmo. Buonasera, Mimmo Di Benedetto, Sono consigliere Mimmo Di comunale di Benedetto. Sulmona Scusa Democratica. se c'è qualche problema nell'audio, no? Tutto No, tranquillo. prego, Sto prego. vedendo. No, un saluto innanzitutto il signor sindaco, saluto lei, dottor Berlingeri. Volevo solo che venisse rettificato perché c'è un'inesattezza nel servizio che ha mandato prima Sì. in onda, quando attribuiva a me l'intento e quindi il proposito che il sindaco dovesse fare l'appello ai fuoriusciti del Partito Democratico, anche in vista della campagna elettorale del centro-sinistra. Sì. Io non l'ho mai detto. Io ho solo detto Lei che ieri ha il detto sindaco, la maggioranza deve essere costituita con il PD, ha detto ieri in conferenza stampa. Questo se lo però ricorda, sì? questo lo ricordo benissimo. Io ho detto che il sindaco in consiglio comunale doveva venire in consiglio comunale, deve venire in consiglio comunale, dove appunto dichiarava il fallimento della sua maggioranza e Questa ha è una fissato cosa che non questo farò, evento in consiglio comunale. Questa è stata nella mia Ah, la tua sindaco dichiarazione, sì. e nella mia dichiarazione alla conferenza stampa, perché sto chiedendo di rettificare il servizio che è stato mandato in onda, quindi volevo precisare che nella conferenza stampa la dichiarazione mia è stata questa, la ripeto adesso, diciamo a beneficio di tutti gli ascoltatori e anche diciamo del dottor Prego. Bellingeri. Io ho dichiarato che
il sindaco, alla luce di quello che è accaduto, quindi non ha più la maggioranza che lo sostiene, deve venire in consiglio comunale per chiedere se c'era, se c'era la possibilità di allargare la sua maggioranza, quindi un appello alle forze politiche presenti nel consiglio comunale, ovviamente senza escludere, però, se ritiene che la maggioranza, la partecipazione del Partito Democratico. Mi dica, dottor Bellini. No, dicevo, se lei ritiene che questa maggioranza ha fallito, perché deve esserci ancora il Partito Democratico in questa maggioranza che lei dice allargata? Non ci dovrebbe stare nemmeno, dottor Berlingeri, non ci dovrebbe stare nemmeno il sindaco. Scusi, non è un discorso chi ci deve stare, non ci dovrebbe stare Sel, non ci dovrebbe stare nessuno. Si tratta di fare appello alle forze politiche, perché comunque il problema è serio e grave, e quindi se ci sono le condizioni per poter andare avanti. Questo era, ma al di là di quello che poi succederà, io non ho limitato assolutamente l'invito al sindaco a rivolgersi esclusivamente a Sulmona Democratica e al Partito Socialista. Era questa la rettifica che chiedevo venisse fatta e venisse quindi a beneficio degli ascoltatori. Quindi, Mimmo, mi sembra che dal servizio che ho sentito io, perché è la prima volta che lo sento, mi sembra che non sia stato detto questo. Comunque, va bene, fatto bene a precisarlo in modo detto proprio questo. Beh, no, io ho capito un'altra il cosa. Il consigliere Di Benedetto invitava... No, io, allora, Di Benedetto, io ho riportato... Allora, io ho riportato la sua dichiarazione. È ancora in linea? Sì, sto qui. No, dicevo, io ho riportato la sua dichiarazione quando lei ieri ha detto la maggioranza deve essere allargata, però il PD deve essere sempre presente. Siccome ci sono queste trattative in corso, chiamiamolo così, alla luce anche del comunicato stampa oggi del PD regionale, dove è stato scritto c'è la necessità di avviare un confronto con le forze politiche di centrosinistra, l'ho inserito tra le ipotesi, perché il discorso è ancora in atto. Allora adesso un attimo solo Di Benedetto, la parola al sindaco. Sì. Cosa vuole dire a Mimmo Di Benedetto e a Sulmona Democratica? No, siccome conosco Di Benedetto, forse è meglio che chiarisce un attimo la posizione, in modo che la capisco bene pure io. Dottor Berlingeri, comunicato è del Partito Democratico. La regionale. Dichiarazione di ieri è di Mimmo Di Benedetto, sì, bene. Consigliere comunale di Sulmona Democratica. Sì. E che fa parte della coalizione Sulmona Unita, e ha invitato il sindaco a rivolgere l'appello a tutte le forze presenti in consiglio. Benissimo. Compreso il Partito Democratico, e ho detto che non si può fare una maggioranza senza il Partito Democratico, ma non ho mai inteso fare l'appello al sindaco di rivolgere l'appello solamente a Sulmona Democratica e al Partito Socialista. Sindaco, lei rivolge l'appello a Sulmona Democratica? No, io non è che rivolgo l'appello. Io innanzitutto non sono d'accordo con il consigliere Di Benedetto, perché ho detto che nel momento in cui, e questo lo voglio dire alla città di Sulmona, nel momento in cui si certifica il fallimento del programma politico amministrativo con cui mi sono presentato alla città, io riconsegnerò la mie deleghe da sindaco alla città di Sulmona. E quindi questo è il primo passaggio, perché fallimento del progetto politico lo dicono le altre forze di minoranza, ma non è nella mia idea questo. Veramente gliel'ha chiesto il Partito Democratico? Vabbè, parleremo anche col Partito Democratico, col mio partito, Mimmo. Io non è che non ci parlo con i partiti, io parlo con tutti, lo sai benissimo. Nel momento in cui... No, te l'ha chiesto il tuo partito di dimetterti, mica io non te l'ho chiesto di dimetterti. Va bene, me lo chiederò anche in Consiglio Comunale. Vediamo in Consiglio Comunale che cosa succede. Beh, il Consiglio Comunale servirà a questo. Il Consiglio è sovrano, così possiamo chiarire anche le posizioni dei consiglieri comunali, le posizioni del partito, le posizioni delle altre forze politiche. Quindi mi sembra che il mio pensiero sia abbastanza chiaro.
Il partito regionale mi ha chiesto di occuparmi di verificare le condizioni dell'allargamento della maggioranza, naturalmente sul mio progetto politico amministrativo. Io farò quello da domani, naturalmente parlerò con tutti, perché è mia intenzione parlare con tutti, e dopodiché farò il punto della situazione e farò le valutazioni di tipo politico e di tipo amministrativo. Quindi ha capito Mimmo Di Benedetto, quindi domani il sindaco chiamerà lei, chiamerà tutte le forze di centrosinistra. Ecco, no, ma a me quello che farà il sindaco, sì. io volevo solamente... abbiamo capito. Voleva chiarire la certo, sua posizione. Certo, ha fatto bene. Buonasera. Grazie, ciao, grazie al consigliere buonasera. Mimmo Di Benedetto. Sindaco. Sindaco, io ascolto, recepisco, vedo, insomma, è legittimo e giusto chiarire le posizioni. È indubbio che in questa fase così delicata ogni forza politica esprime le sue considerazioni. Forza Italia ha chiesto di dimettermi, niente meno è intervenuto il presidente del partito Nazario Pagano sulla vicenda di Sulmona. Io da presidente del Consiglio regionale l'ho visto qua 2-3 volte negli ultimi 6-7 anni, e quindi mi fa piacere che si occupa di Sulmona, forse non per i problemi che c'ha o sui quali poteva in qualche modo intervenire il governo Chiodi e che non ha fatto. Ci sono delle altre posizioni, come quelle del professor Dianni che ha lanciato il discorso al Ghendese, sui quali ho già risposto precedente. Ci sono altre posizioni più moderate, che sono quelle del consiglio di Benedetto che ha espresso poc'anzi. Naturalmente io cercherò di esperire tutte quelle che sono le strade e poi fare il punto della situazione e verificare i presupposti per la prosecuzione con questa maggioranza, per la prosecuzione con una maggioranza diversa oppure con una presa d'atto che quel progetto politico amministrativo con il quale io mi sono presentato alla città non esiste più. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Buonasera. Sì. Sente? Sì, sì. Buonasera, sono Cristian. Prego. Il sindaco mi conosce. Abbiamo parlato ieri mattina delle problematiche della giunta comunale. Sì. Niente, innanzitutto le faccio i miei auguri. Grazie. Per il compleanno. Un'altra cosa volevo sapere, giustamente le cose pare che si sono normalizzate in politica. E a parte tutto ciò io le faccio un bocca al lupo di nuovo, perché la nuova fiducia per la cittadinanza deve essere prospicua per i cittadini, perché la promessa che lei ha fatto va mantenuta. Giustamente Sulmona è la città che rappresenta il territorio della Valle Peligno e giustamente deve essere il portatore della Valle Peligna come voce. Bene. Dico benissimo. Un'altra domanda che volevo fare, sperando che questa giunta prenda l'impegno delle cooperative, tasto dolente, perché sono 2 anni quasi che noi siamo in balia delle onde praticamente. Questa amministrazione anche in campagna elettorale si è impegnata a promettere che comunque noi avremmo un contratto adeguato anche per le nostre famiglie. Lei è un lavoratore? Visto i tempi che corrono. Lei è un lavoratore? Sì, sono un lavoratore. Mm-hmm. Sì, un lavoratore. Delle cooperative intendevo. Mm. Sì, delle cooperative. Sì, perfetto. Benissimo, grazie. Sì. C'è anche un'email, quindi si ricollega con quanto chiedeva il telespettatore. Buonasera sindaco, novità sull'esternalizzazione legata al Cogesa, saluti Mario. Quindi possiamo rispondere su questa questione. Qui viene fuori il problema vero della questione, cioè non ci sono divisioni su questioni rilevanti di tipo pubblico amministrativo, quindi sui problemi della città, anzi forse si è parlato poco anche nelle sedi di partito dei problemi della città di Sulmona,
L'esempio del ragazzo che ha telefonato prima è un esempio importante, che è quello dei lavoratori delle cooperative che con noi, col Comune Sulmona, hanno i servizi. Non si sono trovate diversità di vedute sull'impostazione della risoluzione dei problemi del lavoro, o dell'ospedale, o del tribunale. E mi sembra pure che abbiamo incassato qualche piccolo risultato ultimamente. Ma una divisione su impostazioni e metodi per l'individuazione di una squadra di collaboratori del sindaco, che questo è il problema, che poi deve operare sui problemi della città, e questo me ne duole molto. Io posso capire fallimenti, come diceva prima Mimmo Di Benedetto, giustamente perché fa il suo lavoro in minoranza, sulle cose da fare per la città, quindi divisioni su metodi diversi di impostazione delle cose da fare per la città, questo posso capirlo, chi la vede in un modo, chi la vede in un altro, magari lungo la strada questo programma può essere inteso diversamente. Ma non su questioni di autonomia del sindaco nell'impostazione della scelta dei collaboratori per risolvere il problema della città. Cioè, qui non si parla dei problemi, si parla di altre questioni. E io mi sono stufato a parlare di posti, ma voglio parlare di cose da fare. La morale della favola è che sulle cose da fare c'è stato poco impegno da parte di tutti quanti, dagli assessori, a alcuni consiglieri comunali, che interessano solo alcune questioni o beghe politiche, ma le divisioni non si sono trovate sulle questioni rilevanti per Sulmona. Voglio tranquillizzare il lavoratore della cooperativa, che l'altro ieri, 4-5 giorni fa, finalmente è arrivato il parere legale dello studio del Starolo, riguardo la possibilità di un affidamento di questo servizio della nettezza urbana alla nostra società, che è quella del Cogesa. Quindi un parere favorevole dal punto di vista di fattibilità giuridica e tecnica. E quindi io penso che l'amministrazione in questo momento, ed è questa la responsabilità che io mi assumo, mi sto assumendo in queste ore, perché probabilmente qualcun altro al posto mio già avrebbe preso delle decisioni diverse per Sulmona. Quindi io sto avendo ancora pazienza e tenacia nel cercare di non dire che quel programma che noi abbiamo sottoscritto, che quei consiglieri comunali che hanno fatto la conferenza stampa, dicono, che hanno detto di uscire dalla maggioranza, hanno votato favorevolmente in consiglio comunale. Perché se ci fossero state divisioni sulle cose da fare, posso comprenderlo quello, ma sulle modalità di come arrivare alla formulazione di una giunta, di un'amministrazione, di collaboratori, eccetera, mi sembra un vecchio modo di fare politica, sul quale io sto cercando di avere molta pazienza, ma sulla quale io penso che la città non ha più pazienza, che la città vuole risolvere i problemi di Sulmona, vuole risolvere i problemi delle cooperative, vuole risolvere i problemi del lavoro, vuole risolvere i problemi delle strade, vuole risolvere i problemi delle scuole. E su questo io sinceramente ho avuto poco dibattito. È la questione che ho posto anche al partito a livello regionale, che chiunque sia il futuro presidente della regione, per collegarmi al discorso delle regionali e della forza che deve avere questo territorio per dire alcune questioni, è che nei programmi che vengono presentati da questi candidati ci siano delle azioni mirate a risolvere i problemi di Sulmona, che oggi non vedo. Eppure dai servizi che ho visto, di candidature di qua, candidature di là, oggi Sulmona ha un problema importante, il problema della sanità, il problema dell'ospedale che non è risolto. Io sono stato al telefono con il sottosegretario Legnini in diretta nel momento in cui è stato votato l'emendamento, e per me questa è stata una grande soddisfazione, perché vuol dire che il comitato per la salvaguardia del tribunale, che si è riunito 10 volte qui a Sulmona, ha funzionato, e forse sono stato l'unico che non ha fatto un comunicato stampa. Sono usciti tutti, sono usciti su questa questione. Sono questi i punti che devono essere messi all'oggetto del dibattito politico. Maggioranza, non maggioranza, Sulmona che fine fa? Okay. Qual è il futuro di Sulmona? Questo è il problema. Non il problema è il sindaco c'è la maggioranza o non c'è la maggioranza. Io andrò in consiglio comunale e chiederò ai consiglieri comunali che sono stati eletti con me, perché io voglio ricordare ai telespettatori che questo consiglio comunale è così giovane e si è stato costituito perché Peppino Ranalli ha puntato sul rinnovamento, ha puntato alle liste, ha fatto entrare in consiglio comunale i consiglieri giovani, che forse in altri tempi non sarebbero entrati neanche col binocolo a fare i consiglieri comunali. Ed oggi la problematica qual è? Piamo le firme per andare a fare cadere Peppino Ranalli, eccetera. Ma le firme le prendo io per portare Sulmona alle votazioni del 25 di maggio.
perché i tempi sono stretti, perché deve arrivare il decreto del Presidente della Repubblica, e lo farò nel momento in cui decido che non c'è più quella maggioranza politica di quel programma amministrativo che mi ha sostenuto e che oggi forse qualcuno vuole non riconoscere più. Sarà Peppino D'Analli che prenderà, come ho fatto in altre occasioni, non mi sono messo, mi assumerò le mie responsabilità di portare io le firme al segretario Comaroli insieme alle mie dimissioni, in modo da permettere a Sulmona il 25 di andare a nuove elezioni e di ridare un governo più stabile a questa città, perché io oggi sento tante chiacchiere, tanti problemi, immobilismo, la Civita, l'immobilismo di questa amministrazione. Allora mi dici nome e cognome dei provvedimenti che non sono stati assunti e delle iniziative che tu hai assunto per risolvere i problemi di Sulmona, al contrario della parlamentare Pelino, che giustamente ha fatto un suo lavoro e che è stata anche, ha colto anche un risultato sulla questione del Tribunale, dove si è fatto un gioco di squadra. Questo è il nocciolo vero della questione, ok? E cosa io penso che oggi Sulmona non possa in qualche modo permettervi. Fatevi un giro per Sulmona e chiedete opinioni alle persone delle cose come stanno. Da buon intenditore, poche parole. No, lei in quel momento ha lanciato proprio un messaggio preciso. Io sono molto serio e sono molto coerente e mi assumo le mie responsabilità. Certo. Ho fatto una campagna elettorale con una squadra e con un consiglio comunale. Quindi, caro Mimmo, ti rispondo già da adesso, ma saranno le cose che dirò in consiglio comunale, nel momento in cui io prendo atto del fallimento di un'azione politica amministrativa, vuol dire che si va a votare in questo modo. È chiaro, è limpido e trasparente, non ho bisogno di maggioranze strane, ok? Non ho bisogno, forse la città ne avrebbe bisogno nel momento in cui si dovesse fare delle cose, però io penso che per il lavoro che abbiamo impostato, un buon commissario ha cose da fare anche per i prossimi 10 mesi, quindi non abbiamo problemi. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì. Sono Salvatore Fluttuante. Buonasera. Intanto Fluttuante, faccio gli auguri al nostro sindaco. Grazie. Qualcuno ha scritto ieri o l'altro ieri, no, ieri o stamattina, adesso non ricordo di preciso, che la partita si era chiusa 1-1, quindi che c'era stata una pace tra il sindaco e compagnia. Da quello che invece io ascolto, sto seguendo il servizio in televisione, credo che il vincitore di questa battaglia sia il sindaco, ed ha ragione, perché il sindaco non è stata espressione del Partito Democratico, ma è stata espressione di elettori che sono venuti da destra, da centro e da sinistra. Quindi fa bene il sindaco, e mi ha dato una risposta implicita nell'ultimo intervento che ha fatto, a puntare i piedi e a dire anche ai signori consiglieri che hanno cercato di contestare, di scardinare il sistema, e non so per quale ragione, che cosa hanno fatto durante questi 8 mesi. Grazie, grazie, sindaco. Grazie, buon lavoro. Grazie Salvatore del contributo, ma io non me la prendo con i singoli consiglieri, per l'amore di Dio. Io dico solamente che ci sono tanti problemi della città a cui va data una risposta forte da parte di tutti. Noi in Consiglio Comunale, io soprattutto, ho cercato di condividere questi problemi con tutto il Consiglio Comunale. Molte delibere sono andate all'unanimità proprio perché erano problemi della città di Sulmona. L'ultimo assestamento di bilancio è stato approvato da tutto il Consiglio Comunale, non si era verificato da 20 anni questa situazione, proprio perché sui problemi questa città deve essere unita, e io penso che l'unità su alcuni problemi l'abbiamo trovata. Certamente però bisogna essere seri e assumersi le responsabilità nel momento in cui si inizia un percorso, e questo percorso per mille motivi, per responsabilità di tutti, per responsabilità anche mia, per l'amore di Dio, perché pure io ho un carattere particolare, la vedo in un certo modo, cerco forze... spunti e situazioni come quelle che faccio tutti i giorni quando vado in comune, però poi la responsabilità è di tutti e ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Leggo un messaggio di un telespettatore. Caro sindaco, in primis le voglio fare i miei più sinceri auguri di buon compleanno, due le congratulazioni per aver
ottenuto il proprio capo a testa alta, senza farsi intimidire dai vecchi marpioni. Terzo, come procede la pratica delle cooperative che ormai stremate non se ne viene più a capo? Il sindaco ha risposto già a questa domanda. Andiamo avanti. Quarto, i cittadini votano per costruire un futuro migliore, che lei come primo cittadino si è fatto garante nel migliorare la nostra città. È ora di costruire, non di distruggere, la pazienza è finita, ora ci vogliono i fatti. Quarto, come assessori ci sono molti disoccupati, laureati, che aspettano un'occasione per farsi valere. Abbi pazienza. Riguardo ai vecchi marpioni, si godano la pensione senza imbarazzare ulteriormente la propria cittadina. Buona serata. Ci sono 10 concetti espressi... larghe vedute, a proposito di larghe intese. In questa mail. Ma io penso che... io sono un uomo di centrosinistra, mi sono candidato col centrosinistra, ho avuto anche il sostegno da parte di tante persone che non sono né di destra, non sono schierate, perché mi hanno stimato e hanno creduto anche in un... in quel rinnovamento che avevo lanciato durante la campagna elettorale con le primarie e con le elezioni, perché il percorso è stato molto lungo, inutile che ve lo ricordo, e quindi qui sono state fatte elezioni primarie, sono state fatte le elezioni normali, sono stati fatti i ricorsi, sono state successe tante cose. Oggi c'è una situazione difficile che si è creata probabilmente per responsabilità un po' di tutti, bisogna prenderne atto, e quindi se ci sono dei problemi bisogna prenderne atto e bisogna cercare di risolvere. Io solo su una questione non torno indietro, è sullo spirito che ci ha portato a candidarci per cercare di dare un contributo migliore a questa città, e questo io penso che di farlo lo sto facendo. Come uomo di centrosinistra quando ho fatto una scelta importante di essermi iscritto in un partito democratico, in un partito che si sta rinnovando con l'azione forte di Renzi a livello nazionale, con una grande risposta della città alle primarie su Renzi. E quindi io penso che quello spirito e quel essere iscritto in quel partito, proprio anche per avere i rapporti nel momento in cui si esce da Sulmona, si va alla Regione, si va al Senato, si va al Parlamento, devono avere rapporti di governo, io penso che sia stato importante, ma credo in questa nuova visione del Partito Democratico. Il Partito Democratico secondo me dovrebbe allargare, deve aprire le porte, deve aprire le istanze, la partecipazione, perché ci sono tante persone che sono legate a questo nuovo momento del Partito Democratico di Renzi, che io penso debbano essere coinvolte. Quindi il problema è molto più complesso, ci sono anche tanti iscritti che stanno fuori perché non si sono rifatti la testa. Io penso che sia un grande partito che qui a Sulmona esiste e deve naturalmente aprire le porte. Per quanto riguarda il discorso dei disoccupati, degli assessori eccetera, cioè fare l'assessore è innanzitutto una responsabilità. È un impegno che si prende nei confronti del sindaco, che si prende nei confronti del Consiglio Comunale, che si prende nei confronti della città. Oggi, come dicevo prima, noi ci troviamo in una situazione particolare perché ci vuole esperienza nel conoscere la macchina amministrativa e ci vuole tempo e dedizione per portarla avanti. Certamente non è un lavoro, non è che con gli assessori si risolvono i problemi dei disoccupati. Noi dobbiamo avviare delle iniziative sul lavoro, perché la vertenza anche sul lavoro deve essere spostata ad un livello provinciale, perché il problema è quello della provincia dell'Aquila, così come abbiamo cercato di farlo e come sto facendo io sul discorso della sanità, perché le vertenze occupazionali, dove Sulmona è stata la prima vittima, con la chiusura di 16 fabbriche, con 10.000 persone iscritte all'ufficio di collocamento, con 870 persone iscritte alla mobilità, col fatto che non è stata rinnovata ieri il decreto sulla cassa integrazione in deroga e quindi con i problemi legati a questi strumenti di sostegno del reddito. Questa è la politica che oggi penso questo territorio debba farlo, e per far questo c'è bisogno di un forte collegamento anche col governo regionale, e per cui come uomo di centro-sinistra io ho il dovere,
se devo dire qualcosa sul discorso del Partito Democratico, penso di poter essere un uomo libero per dirlo. Su un rafforzamento della maggioranza, penso che io ho il dovere di farlo come sindaco, sul dovere di dire ai candidati presidenti di scrivere nel proprio programma delle azioni specifiche del centrosinistra su questo territorio, io penso di dirlo, ma anche al candidato del centrodestra, che cosa vogliono fare per Sulmona, per la Valle Peligna e per il nostro territorio. E abbiamo bisogno di riferimenti regionali seri, abbiamo bisogno di riferimenti regionali seri. Ora, è indubbio che qualche tensione che si ha sulle regionali lo sta passando anche sul comune di Sulmona. Io lo dissi in una trasmissione qui, tanto tempo fa. Io lo dissi in una trasmissione durante le primarie qui, tanto tempo fa. Mi dispiace che se ciò avvenisse deve portare ad un'interruzione di un processo che è nato per la nostra città. Noi dobbiamo difendere Sulmona, ci ricordiamo, dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di essere e quindi ci vuole comprensione. E su questa comprensione che probabilmente bisogna trovare dei punti di incontro, come legittime sono le posizioni delle liste, dei partiti, delle rappresentanze, ma penso che oggi ci debba essere quella voglia di lavorare nell'affrontare i problemi insieme. Solo se si lavora insieme e si fa squadra si riesce ad uscire da un impasse per dedicarsi veramente ai problemi di Sulmona. Siamo quasi alla conclusione del nostro programma, leggiamo le ultime mail. Salve, abito nella zona artigianale, chiedo al sindaco che siamo dimenticati in quanto l'erba invade i marciapiedi, le buche sul manto stradale, principalmente lato borgo, marciapiedi rovinati e difformi. Forse le tasse non le paghiamo? Saluti. Sì, noi abbiamo presentato qualche mese fa un finanziamento proprio per il completamento della zona artigianale, che penso dovrebbe essere stato anche approvato da parte della Regione, dove potevamo scegliere se inserire la fibra ottica sul lungo artigianale oppure completare quelle che erano le opere di urbanizzazione, quindi rifacimento di marciapiedi, illuminazioni in alcune parti mancanti e reti sulla zona artigianale. E abbiamo fatto una scelta proprio in questo senso. Io spero nel finanziamento di 500.000 euro della Regione, in modo da poter almeno sulla parte strutturale intervenire, salvo poi quelle della pulizia ordinaria sulla quale farò le dovute segnalazioni. Allora, leggiamo proprio le ultimissime mail, poi senza la risposta del sindaco, perché siamo proprio alla conclusione, non vogliamo scontentare nessuno, quindi vogliamo leggere tutto. Allora, Sulmona non può permettersi un ennesimo commissariamento. Sulmona ha bisogno di una guida stabile per 5 anni, per progettare il futuro, per avere una figura che sia portatrice degli interessi di un intero territorio, per avere un referente che goda dell'appoggio di tutti quando c'è da difendere l'interesse generale dei cittadini. Secondo lei, ricucire lo strappo adesso serve al PD e ai soliti noti solo per arrivare alle regionali? E poi, sindaco, faccia di tutto per andare avanti, ma se dobbiamo essere presi in giro 2 volte, non da lei ma dal PD, meglio tagliare adesso. Grazie, Ercole. Non... 5 secondi. Sì, 5 secondi. Non è questo il punto della questione. Io penso che sulle azioni da fare ci debba essere comunque un'azione condivisa. Io penso che i problemi si possono risolvere e si può continuare a amministrare questa città. Non so se c'è una telefonata, siamo in chiusura, attendo ordini dalla regia, possiamo prenderla? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Andrea Pantaleo. Sì. Gli auguri di felice genetriaco al sindaco e buonasera a lei, dottor Benigeri, e telespettatori. Grazie. Vuole fare una domanda? Simona non possa permettersi un'ennesima crisi. Abbiamo bisogno di una politica unita e coesa sotto l'egida di valori comuni del territorio e della città. Abbiamo problemi molto seri. Ha ragione il sindaco a dire che dobbiamo essere uniti e coesi, altrimenti credo che Sulmona sarà completamente tagliata fuori da un discorso anche di futuro. È in gioco, credo, il futuro della nostra città, dei cittadini e dei giovani. Grazie.
intelligenti Paola. Grazie. Grazie, grazie Andrea. Leggo una nota che ci ha fatto recapitare il professor Antonio Pantaleo. Caro sindaco, in un momento tanto difficile e critico per la nostra città, intendo rivolgerti un pressante invito a tener duro e ad andare avanti per avviare a soluzione i numerosi problemi di Sulmona. Per un istante è il caso di mettere da parte temi più comuni legati all'ordinaria amministrazione e pensare a cose più rilevanti che toccano da vicino il futuro di questa città e del suo territorio: salvaguardia del tribunale, realizzazione del nuovo ospedale, individuazione di nuove occasioni di crescita e di sviluppo che diano speranza ai giovani e ai disoccupati che ci chiedono risposte. Su queste tematiche si dovrà lavorare di comune accordo con tutte le forze politiche che hanno davvero a cuore l'avvenire di questa città, con la speranza che su di essa brilli non tanto la piccola luce in fondo al tunnel, come si suol dire oggi con un abusato luogo comune, ma la luce di un sole che ridia fiducia a tutti noi. Auguri sindaco Antonio Pantaleo. Grazie professore, io la penso allo stesso modo. Penso che dobbiamo avere tutti quanti la responsabilità e dobbiamo avere tutti quanti una condivisione che questo percorso possa andare avanti, possa rafforzarsi e naturalmente possa guardare con più attenzione a quei temi particolari che Sulmona oggi vive. Per fare questo c'è bisogno pure che il sindaco debba partecipare a qualche consiglio regionale, debba partecipare a qualche riunione importante a Roma. Per questo occorre una squadra forte che può occuparsi della pur difficile situazione della ordinaria amministrazione, che tanto ordinaria non è, perché abbiamo trovato tanti problemi. Ci hanno telefonato alcuni cittadini da Torrone che le fanno gli auguri per il compleanno e poi le dicono: sappiamo che è un momento difficile, ma vai avanti con molta tenacia. Questo è il messaggio che così hanno voluto darle alcuni residenti della frazione Torrone. Quindi vogliamo chiudere con questo messaggio che abbiamo appena letto. Il tenore dei cittadini è questo. I problemi politici ci sono stati, ci sono ancora, sono in via di evoluzione. Comunque i cittadini le danno la carica per andare avanti. Sindaco, ancora auguri per questa grazie giornata, a tutti, per grazie il suo a compleanno. Tutti, grazie a voi. Grazie martedì a voi. Martedì prossimo ancora con il sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli, per la nuova puntata di Chiedetelo al Sindaco. Buona serata.